Parlarti non è facile e vederti mi fa stare male. Sono un po' come un bambino che cammina in mezzo agli pseudo giganti, no? Non sono nessuno da un lato per dire come si scrivono canzoni. Poi io penso che non ci sia un metodo preciso, è una cosa molto soggettiva, perché se tu scrivi canzoni hai il tuo metodo, hai il tuo modo e il tuo bisogno per dire determinate cose. Sei stata e sei come qualcosa da lontano. La musica per un cantautore, secondo me, è molto autobiografica, cioè è totalmente autobiografica, nel senso che è come se tu scrivessi un libro con tutto quello che ha postumo, magari, con tutto quello che hai pensato, con tutto quello che hai visto nel corso della tua vita. La canzone, o comunque le canzoni, sono come se fossero un armadio con tanti cassettini, dove tu vai a aprire quello lì ogni tanto che ti riporta in una determinata situazione o circostanza, o che ti riporta in una determinata, a volte, malinconia. Ti freni l'anima, ci riesci e non lo sai. Spesso è la canzone che si prende cura di te. Cioè, nel senso che una canzone può venirti fuori in 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, può venirti fuori in giorni. Io parlo per me. Però molto spesso non sono io che curo i dettagli della canzone, spesso è la canzone che cura me, non so se hai capito. Cioè non, è una. Poi come tutte le esperienze sono da vivere per capirle. Sei quel maltempo all'improvviso, sei stata e sei il mio errore quotidiano, sei stata e sei quella cosa che non avrò mai. Il bello della canzone è che è un discorso di comunicazione basato molto sulla sintesi, un po' come il giornalismo. Quando tu leggi un articolo di giornale, leggi la prima riga o il titolo e ti deve colpire subito, deve essere talmente forte quell'impatto che ti viene voglia di leggerlo tutto. La musica è un discorso comunicativo che dovrebbe essere lasciato stare, nel senso che vive di una libertà, di un concetto di libertà, perché oggi nessuno fondamentalmente è libero, è un'utopia la libertà. Che una medicina per la terra, oh, tu sei pazzo. Quando esce il disco, rimane comunque una, o comunque quando escono delle canzoni sul web, così, rimane un discorso relativo, perché tu hai scritto quello che dovevi dire e poi non sai se qualcuno lo ascolta, cioè tu lo lasci lì. Però è il bello del live, il bello di suonare davanti alle persone in qualsiasi modo, che sei tu con la chitarra da solo, tu col pianoforte, oppure tu con un gruppo musicale dietro, il bello è che è l'atto del comunicare, perché è il momento più importante, dove c'è il confronto con le persone che ti ascoltano e tu ti rendi conto se qualcuno ti ascolta. Un po' la televisione è una realtà a suo modo, no? Poi quando esci è come se uscissi da questa ampolla e ti trovi in una giungla, comunque. Perché la televisione è un po' ha una società tutta sua, un po' molto particolare come sistema, come struttura. Non è proprio una realtà costruita la televisione. Da fuori può apparire così, lo pensavo anch'io. Io ero uno molto, molto scettico nei confronti dell'ambiente televisivo. Ma perché comunque è anche una moda che passa, questa qui. Cioè, nel senso, senti dire la TV, in TV è tutto finto, in TV è così. Ma non è tutto finto. Ma non ti dispiace un po'? Ma neanche un po' davvero. Se nel tuo percorso ora sono un difetto. Siamo tutti cantastorie. Cioè, anche chi non scrive un cantastorie, perché parlando, per me, uno che parla già e dice qualcosa che pensa è come se stesse cantando. E ti facevo l'esempio di Io sono i tropici, per esempio, un po' come un grande fratello, ma non è il grande fratello
televisivamente parlando. Per esempio, il 1984 di Orwell è come se gli offrisse una visione dall'alto di tutto il sistema operativo mondiale, no? E lavorativo anche, delle persone, ti descrive un po' l'umanità. E Io sono i tropici è come se fosse un occhio che guarda quello che c'è con riluttanza e una voglia di evasione. Io sono i tropici non vuol dire che io sono i tropici veramente. È una metafora forte, nel senso che Io sono i tropici parla di un concetto molto astratto, però da un punto di vista mentale. E quel passaggio, almeno questa volta, vorrei dartelo io. Il mondo fa rotoli e questi colletti bianchi sono dei comici. E con questo mal di testa vorrei andarmene ai tropici. E magari con te.